Amici, buon pomeriggio, buon martedì 1 giugno in diretta da Gran Canaria. Ovviamente non siamo a Fuerte, così come magari qualcuno poteva anche aspettarsi. Il nostro David non è ancora rientrato in quel di Fuerte, per un paio di settimane ancora vi terremo compagnia qui da Gran Canaria. Buongiorno ragazzi, ciao Luigi, come va? È alla grande direi. Ciao Marzia, buongiorno, benvenuti. Oddio, alla grande, sempre contestualizzando nella maniera opportuna. Ciao Gabriella, buon pomeriggio. Il nostro Achille, ciao Achille, che piacere ritrovarti in diretta. Sei a Playa Meloneras. No, non è vero. Hai sbagliato. Ciao Rosa, buongiorno, buongiorno. Buon pomeriggio, 1 giugno, abbiamo iniziato una nuova mensilità, speriamo che possa portarci effettivamente tante soddisfazioni, tante novità, insomma, migliorative rispetto al presente che stiamo vivendo. Buongiorno Moreno, ciao Dennis, buon pomeriggio anche a te, il nostro Maurizio, immancabile, buon pomeriggio Milena, Adamo, il nostro Sandro. Guardate che spettacolo, veramente altra giornata incredibile in quel di Canaria. Pensate che oggi davano quantomeno una giornata coperta, nuvolosa. L'inizio giornata è stato leggermente coperto da qualche nubi e nel giro di poche ore, un paio d'ore, forse neanche, guardate che meravigliosa giornata che ci viene regalata. Ciao Ivana, buongiorno Gianni, buon pomeriggio Giuseppe, ci ho provato Rosa. Dai, che ti prendo in giro. Più o meno, non siamo a Playa Meloneras. Diciamo che ci hai azzeccato per metà. Via. Ciao Marzia, sempre uno spettacolo. Lo so, va che roba. Allora, non siamo a Playa Meloneras, ma siamo a Meloneras. Quindi, Rosa, in parte ci hai azzeccato. Dai. Dico in parte perché Playa Meloneras è la playa, la spiaggia, quella che c'è sotto gli uffici di viverallecanarie.com, che è nella parte finale di questa passeggiata. La spiaggia che inizia dopo il faro di Maspalomas prende il nome di Playa Maspalomas, però effettivamente siamo nell'area di Meloneras. Dai, comunque volevo quantomeno un minimo cercare di confondervi, di mischiare le carte. Ciao Marida, buongiorno, Francesco, ben ritrovato. E intanto, clima credo primaverile barra estivo anche in quel d'Italia. Leggo di notizie, insomma, di giornate fortunatamente all'insegna del sole, del caldo, della primavera sopraggiunta anche in Italia. Quindi almeno un po' di serenità climatica ci sta. In Canaria continuiamo imperterriti invece con questa eterna primavera in attesa che arrivi l'estate piena, ma anche oggi abbiamo la bellezza di 27 gradi, quindi giornata assolutamente da mare. Grazie, sei troppo buono, figurati Rosa. Allora, sì, è vero, è sempre un bello spettacolo, ma anche loro so. Ahi, mi sei andato via Sandro, va bene, poi lo rileggerò con calma. E intanto siamo nella parte di Melonera, su una zona, quella del faro che abbiamo già presentato più volte, è una zona che si addice molto a chi magari ha intenzione di fare un po' di shopping. Ci sono dei negozi molto interessanti in quest'area che ricordo essere interamente pedonale, come vedete intravediamo già anche il negozio Lacoste, ci sono le gioiellerie come abbiamo mostrato l'altro giorno, quindi segno che comunque è un'area insomma abbastanza su come livello qualitativo. Molti ristoranti che si affacciano anche su questa spiaggia, in primis quello che è la terrazza qui in alto proprio sopra il negozio di Lacoste, il Churrasco che per gli amanti della carne, veramente è uno spettacolo puro. Sullo sfondo invece abbiamo hotel, questo nello specifico, il Costa Meloneras, che al momento è chiuso perché è in fase di ristrutturazione, ma poi una serie di ristoranti, di locali che si affacciano su questa passeggiata veramente incantevoli. Quindi per chi dovesse trovarsi nei pressi di Maspalomas prossimamente, la possibilità di venirsi a fare una passeggiata, un giro
serale o diurno anche in questa località, perché merita veramente la pena. Ciao Stefano, buongiorno, ben ritrovato, bellissima giornata come sempre. Sì, guarda, hai, va, questa è la nuvoletta che abbiamo oggi. Ciao Marco, buon pomeriggio anche in Sardegna, oggi è spettacolare a Caprera. E in effetti sì, ho letto, fortunatamente, io sono contento perché almeno anche un po' di caldo, un po' di primavera arriva in Italia, quindi non è che vogliamo avere l'esclusiva, e quindi è giusto poter godere un po' anche di un sano relax climatico in quel di Italia. E intanto, allora, è vero che in una spiaggia c'è la statua di Nettuno che esce dal mare, Daniele? Assolutamente sì, è la spiaggia, ma è più a nord. Parliamo della spiaggia di Melenara, che è quasi a metà della costa, quindi anzi è già più verso l'area di Telde. Poi ci sono comunque diverse realtà che presentano delle statue che escono dall'acqua. Così come anche Playa de Arinaga, ci sono delle statue di bimbi che giocano nell'acqua, insomma c'è sempre un'attenzione molto particolare anche a quella che è la, diciamo, l'aspetto estetico nonché delle strade, ma anche dei luoghi come le spiagge. E intanto dicevamo il nostro amico Sandro, che ci ricorda il numero magico di Pierangelo al 373-774-2186. 20 giorni, mancano 20 giorni per poter, anzi faccio, giriamo che almeno vi saluto anche di persona, che è importantissimo. Buongiorno ragazzi, ben ritrovati, buon martedì. Allora, dicevamo il numero telefonico di Pierangelo perché è ancora tempo fino al 20 di giugno, quindi ancora 20 giorni per poter organizzare un viaggio perlustrativo in Canarie, quindi Gran Canaria e Fuerteventura, alla bellezza di 999 euro per due persone una settimana in Canaria, comprensivo di voli diretti, l'abbiamo già ampiamente trattato anche nei giorni passati. Molti aeroporti hanno riaperto, altri andranno da riaprire nel corso dell'estate, e quindi anche per quello che era un po' l'abitudine delle rotte aeree, ci sarà modo di riprendere le solite rotte con Pisa, Bologna, diretto da Roma, Fiumicino, quindi veramente un passo in più per tornare a quello che è il discorso della normalità. Transfer dai per l'aeroporto, quindi vi verremo ad accogliere in aeroporto, vi accoglieremo nei nostri appartamenti nel sud di Maspalomas, di Gran Canaria, quindi nella realtà di Maspalomas, complessi turistici, residenziali, quindi tranquilli, non avrete il casino notturno, non avrete problemi di quiete pubblica, quindi siete in una zona assolutamente tranquilla, senza privarsi però dei servizi, quindi avrete a vostra disposizione supermercati nella vicinanza, fermate di mezzi pubblici, fermate dei taxi, quindi tutte le possibilità per poter girare in autonomia qualora non vogliate prendere una macchina a noleggio. Dopodiché la parte più importante dal nostro punto di vista, ma all'atto pratico lo è quella di trascorrere una giornata in perlustrazione dell'isola, quindi andando a valutare effettivamente quelle che sono le vostre intenzioni, i vostri progetti, le vostre esigenze. Andremo a conoscere come è strutturata Gran Canaria, quindi quali sono le zone più importanti, che prezzi ci sono per poter vivere in un'area piuttosto che in un'altra, per chi vuole acquistare casa, capire come funziona la stagionalità turistica, che è veramente un elemento importantissimo. Speriamo adesso che a partire da quest'estate si possa ripartire nuovamente con un discorso di stagionalità, e quindi capire quelli che sono magari i mesi nei quali si lavora veramente tanto, quelli che invece sono considerati più dei mesi di transizione. Cercheremo di capire, qualora abbiate magari dei figli, come è il discorso educativo, scolastico, cosa significa crescere dei figli in Canaria. Parleremo magari per i più interessati dal punto di vista dell'età anche ai servizi sanitari, quindi capiremo nel momento in cui dovesse esserci la necessità come si viene assistiti dal punto di vista sanitario in Canaria, che diritti abbiamo, cosa invece non possiamo
usufruire qua sul territorio e come avviene anche tutto da un punto di vista burocratico. Quindi vedete che nel momento in cui una persona si affaccia al mondo delle Canarie, gli argomenti da trattare sono veramente tantissimi. Questa è la ragione per la quale noi riteniamo che il tour perlustrativo sia veramente l'autografo di Claudio. Non vale niente, ora io ve lo faccio, ma non vale assolutamente nulla. E quindi dicevamo l'importanza che noi diamo a questo tour perché è veramente trovare una corrispondenza nella realtà di quello che magari avete sentito più volte nelle dirette, di quello che avete letto su internet, di quello che può avervi raccontato anche il vostro amico. Quindi andremo a smentire o ad avvallare quella che è eventualmente è anche solamente una notizia riportata. È sempre bello vederti, sei sempre molto limpido nell'illustrazione. Grazie, tu Rosa, sei sempre troppo troppo gentile, ma io apprezzo e ti ringrazio di cuore. Quindi, una giornata veramente all'insegna della scoperta del territorio, della scoperta dell'isola di Gran Canaria, dopodiché una consulenza in ufficio anche per poter andare a trattare tutti quei temi che, come abbiamo detto, sono di interesse magari un po' più tecnico, un po' più logistico, quindi l'aspetto fiscale, l'aspetto burocratico, proprio l'aspetto quello è entrare e andare a scandagliare effettivamente nei minimi particolari tutto quanto riguarda il tema del trasferimento a medio-lungo termine, contratti di affitto, contratti di compravendita, costituzione societaria, perché comunque ragazzi c'è anche tanta gente. Fortunatamente, che nel corso degli anni, pur non vivendo comunque in Canarie, pur non desiderando venire a vivere in Canarie, perché comunque trovano una giusta realizzazione nella loro città italiana, però vengono in Canaria per aprire una posizione fiscale, quindi per aprire magari la società, la sede della loro società, magari altri hanno già una società in Italia e decidono di portare, di trasferire la società qui in Canaria, assolutamente fattibile, assolutamente conveniente, perché ovviamente in Canaria vai a pagare una imposta fiscale che è ben lontana da quella italiana. Quindi c'è tutto l'interesse, ovviamente, nell'andare a fare anche un discorso valutativo come quello proprio fiscale. Quindi 373-774-2186 per venire a scoprire questo mondo delle Canarie, per cercare di comprendere del perché magari molte persone ultimamente si stanno affacciando a queste isole, soprattutto per quello. Lo so, Stefano, è chiaro che ora noi diciamo sempre che nell'ottica di un trasferimento in Canaria la gente non lo fa con la motivazione primaria di andare a risparmiare dei soldi, però è pur vero che ci sono persone, imprenditori, che decidono di venire in Canaria, aprire la loro società, la loro posizione fiscale e andare a e vanno a lavorare ovviamente utilizzando il sistema fiscale canario. Conveniente? Sì. Conveniente perché a seconda di quella che è la vostra posizione, di quella che è la vostra mansione, di quello che è il vostro fatturato, ci sarà indubbiamente un grande risparmio dal punto di vista fiscale. È ovvio che le Canarie offrono poi anche diverse alternative, diverse possibilità per gestire il tema degli utili, il tema delle tasse. Ci sono alcune aree che sono di estremo interesse, come la ZEC, che è la zona economica canaria, che prevede delle fortissime agevolazioni, però a condizione di poter essere inseriti all'interno di un progetto fiscale. Quindi l'interesse effettivamente da parte dell'imprenditore è molto forte nei confronti delle Canarie, ma è molto forte sia perché puoi risparmiare dei soldini, ma soprattutto io credo che forse sia la condizione che spinge maggiormente le persone a venire in queste terre per lavorare, il fatto di avere una burocrazia un po' più snella, nel senso che nel momento in cui tu arrivi in Canaria e decidi di aprire una società, il percorso che devi svolgere, i documenti che devi produrre sono assolutamente, non dico semplici perché di semplice non c'è nulla, ma sono veramente ridotti all'osso, quindi all'indispensabile. Si va in polizia, il primo step è andare in polizia a richiedere quello che è il NIE bianco, quindi questo sorta di codice fiscale che viene rilasciato senza nessun tipo di problema. Dopodiché si passa tramite l'agenzia tributaria per sottoscrivere degli ulteriori moduli, richiedere un certificato digitale che ti permetterà poi in un secondo tempo di poter accedere alla tua posizione
globale, fiscale. Il commercialista di suo porta avanti quello che è il tema dell'attivazione, chiamiamolo così, della tua posizione fiscale nonché della tua società. Si va da un notaio, si fa la costituzione di società e il gioco è belle che fatto. Dopodiché, nel giro di pochissime settimane, puoi comunque iniziare già a lavorare, puoi iniziare a fatturare. C'è poi un ulteriore passo che è quella della registrazione della tua società presso il registro mercantile per andare a chiudere un po' il cerchio. Però vedete che alla fine è una condizione molto snella, molto ben rodata, ok? Quindi l'imprenditore che non ha voglia di andare in un altro paese e impelagarsi nel sistema giuridico, legale, civile, commerciale, fiscale, eccetera, ha voglia di cose molto più semplice, perché giustamente mi dice: se io devo lasciare una situazione già avviata in Italia per venire in Canaria, è ovvio che devo trovare sì un guadagno economico, ma non devo impazzire per uffici commercialisti, fiscalisti, assessorie, agenzie tributarie. La cosa deve essere un po' più snella, ed è quello che effettivamente si trova qua in Canaria. Quindi il pensierino di andare a vedere che cosa c'è in queste terre è sempre più forte, soprattutto nei confronti di chi e alla ricerca sì di una zona climaticamente eccezionale, di un paesaggio come quello che vi sto inquadrando, ma allo stesso tempo, intanto guardate anche qua, queste piante sono tutte piante grasse in fioritura, guardate che spettacolo, sono comunque alla ricerca di condizioni un po' più snelle, un po' più, come dire, accessibili, ok? Altra notizia bomba, una notizia bomba delle ultime ore, oserei dire: entro luglio l'80% degli hotel di Gran Canaria riaprirà i battenti. E vedete come comunque anche queste strutture che stiamo visionando, che stiamo guardando, sono comunque, non dico piene al 100% perché non potrebbero esserlo, al momento devono rispettare ancora delle limitazioni sul numero di persone al quale dare l'accesso alla struttura, però comunque hanno riaperto e stanno lavorando. Un'informazione: i voli sono giornalieri, voleva saperlo un mio conoscente. Marco, no, i voli non sono giornalieri, nel senso che dipende chiaramente poi anche dalla località di partenza, attenzione, perché poi c'è ad esempio Ryanair che effettua determinate rotte come da Bergamo, da Malpensa, da Pisa e da Bologna, che avrà determinati giorni di partenza. Mediamente alla data attuale abbiamo una partenza a settimana per quanto riguarda Bergamo e Malpensa, che è la domenica. A partire da luglio dovrebbe poi fornire una seconda data, normalmente a metà settimana, quindi si entra poi in un discorso di calendario estivo, se vogliamo definirlo tale, e quindi dovrebbero poi esserci due partenze settimanali, ma non c'è comunque il collegamento giornaliero. È pur vero che nell'ottica di magari avere l'esigenza di partire comunque in un giorno specifico, allora si può trovare magari un aeroporto compatibile. Cosa intendo? Intendo che magari io, non so, per ragioni lavorative, familiari o personali, non voglio o non posso partire la domenica, devo partire per forza, che so io, il mercoledì. Allora si va a guardare, magari c'è Bologna, magari c'è Pisa, magari c'è Roma, che mi fa la partenza da mercoledì a mercoledì. Oppure si può valutare eventualmente anche un volo con scalo. Calcolate che i voli con scalo comunque non sono così complicati, nel senso che il più delle volte il volo con scalo vi impone di stare fermi in aeroporto magari tra i 50 minuti, un'ora e mezza, quindi delle cose molto molto rapide. È ovvio che il volo diretto ha i suoi vantaggi e chiaramente ti permette di godere di un certo tipo di servizio, ma all'occorrenza, qualora uno abbia delle necessità specifiche che deve per forza di cose arrivare in una data particolare, si può comunque valutare anche il discorso dello scalo. E il tempo di scendere da un volo, prendersi un caffè e risalire sull'altro, e veramente non vi accorgereste neanche della
del cambio, quindi c'è una convenienza eventualmente anche in questo, in quest'ottica. Però contattate comunque Pierangelo 373-774-2186, gli spiegate molto bene le vostre esigenze, le vostre necessità, cercate di capire cosa magari è più conveniente per voi e lui già al telefono vi farà tutto un preventivo online, vi dirà: guarda, puoi partire da questa città il giorno X, puoi partire dall'altra il giorno Y, ti conviene di più magari slittare di una settimana perché puoi risparmiare dei soldini. E insomma, è comunque una consulenza importantissima per quanto riguarda il discorso della programmazione dei viaggi. E intanto su questa passeggiata di Meloneras, come vedete, ci sono tutti questi hotel, queste strutture normalmente 5 stelle. Quello che stiamo guardando è il Riu Palace Hotel, anche questa struttura qua. Ci sono due Riu Palace nella stessa litoranea, quindi attaccati uno all'altro. Questo oltretutto con piscine, vedete, private nella parte bassa e la sala pranzo nella parte alta, segno che comunque c'è gente che sta mangiando. Le strutture, ripeto, sono assolutamente accessibili a tutti. A oggi devono ancora mantenere un certo tipo di così afflusso dal punto di vista delle persone, però sembrerebbe effettivamente che a partire da luglio si possa ripensare in maniera un po' più normale, ed è la cosa veramente importantissima. Quindi l'80% delle strutture alberghiere riapriranno, turisti stanno arrivando, c'è ancora un blocco da parte dell'Inghilterra, ma il turismo comunque europeo ormai ha quasi il via libera per poter viaggiare, quindi direi che bene o male le Canarie stanno quasi per tornare a un discorso di normalità. Quindi in questo discorso di normalità non può mancare il turismo italiano, assolutamente. Quindi 373-774-2186. Guardate quanta gente che è già presente all'interno di questo Riu. Prenotate entro il 20 giugno. 20 giugno vi permetterebbe di godere di un viaggio esplorativo a 999 euro per due persone una settimana. E meravigliosa la Meloneras. Eh sì, è veramente uno spettacolo incredibile. E anche solo, guardate, farsi una passeggiata su questo lungomare è assolutamente riconciliante sotto ogni punto di vista. A maggior ragione, reduci da un periodo travagliato come quello che, insomma, abbiamo un po' tutti trascorso, voi in Italia, noi in Canaria, ma non è che ce la siamo goduta, pur essendo sotto il sole, così come mi diceva qualcuno nelle dirette che facevamo l'anno scorso nelle quarantene. Cioè, sì, vabbè, però voi anche siete in casa, ma almeno siete al sole. Sì, pur vero, però eravamo comunque tutti in quarantena, insomma. Quindi, se volete abbandonare un po', mettervi alle spalle il vecchio ricordo di questa situazione, se volete alleviare un po' il vostro livello di stress, io credo che questa sia una medicina che effettivamente non possa avere delle controindicazioni. O meglio, una controindicazione secondo me ce la può avere, è assolutamente, anzi, è anche probabile che venga fuori come effetto collaterale. Il fatto di venire in Canaria per farsi una semplicissima vacanza e scoprire che poi magari uno vuole venire a vivere qua. Ecco, questo potrebbe essere un effetto secondario, un effetto collaterale. Dovrete essere pronti anche a questo rischio, eh? Quindi va bene farsi la vacanza, ma attenzione, dovete essere consapevoli che venendo qua potrete essere contagiati non dal virus attualmente in circolazione, ma da un altro ancor più pericoloso, che è quello di decidere di lasciare l'Italia e trasferirsi per godersi finalmente un po' di tranquillità, un po' di serenità in questo spettacolo che è Gran Canaria. Quindi 373-774-2186, numero telefonico italiano, non abbiate paura, chiamate Pierangelo, anche se magari la vostra è un'esigenza non imprenditoriale, non di trasferimento, semplicemente volete venirvi a fare una vacanza, volete anche solo a raccogliere qualche informazione per un domani, magari andrete in pensione tra 5 anni, tra 10 anni, però iniziate a portarvi avanti, iniziate un po' a capire come funziona la questione in Canaria, vedrete che quando ci saranno le condizioni ottimali voi sarete già pronti ai blocchi di partenza.
Giuseppe, scusa il ritardo, ma ho la giustificazione. Io già ho le idee chiare, vacanze, poi trasferimento. Grande Marco, così si fa. Allora, la giustificazione no, non serve, anche perché le nostre dirette sono comunque tutte salvate sulla pagina di viverlecanarie.com. Qualora abbiate perso la diretta, qualora magari vi abbia appassionato un determinato tema, andate a ritroso nella sezione video della pagina di Vivere le Canarie, andate a cercare la diretta che era di vostro interesse, di vostro gradimento e ve la potrete riguardare tutte le volte che vorrete. Ricordo anche che le nostre dirette quotidiane sono sempre posizionate anche nel canale YouTube di Vivere le Canarie, quindi qualora non l'abbiate ancora fatto, sottoscrivete il canale in modo tale da ricevere le notifiche e essere sempre super aggiornati con quello che è il lavoro, l'informazione di Vivere alle Canarie. Per oggi, ragazzi, io dal sole di Meloneras, dal passeo di Meloneras, 27 gradi, un oceano fantastico, giornata incantevole, merita veramente la pena staccare la spina, prendere un aereo, 4 ore di volo e arrivare in questo incredibile scenario che non viene montato all'occorrenza, ma è quello che all'occorrenza però viviamo noi quotidianamente. Amici, appuntamento domani, sempre da Gran Canaria, vi auguro un buon inizio di giugno, una buona giornata e l'appuntamento è a domani, festa nazionale, mi sembra, no? In Italia, qualcosa del genere. Vabbè, ne parleremo domani. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, buon mese di giugno, a domani, ciao!